prossimo messaggio da parte di fratello Francesco, che ha tante domande riguardo al battesimo. Si vede che è un fratello che sta studiando e affamato. È uno studente fedelissimo questo fratello. Vediamo di accontentarlo il più che possiamo. Salve a tutti e benedizioni. Volevo chiedere a fratello Giuseppe se potrebbe spiegarci la differenza tra il battesimo nell'acqua e il battesimo nello spirito. In particolare, cos'è il battesimo nell'acqua? È semplicemente è il simbolo dello del battesimo nello Spirito Santo. E cos'è il peccato originale e come opera il battesimo nei confronti del peccato originale? Il peccato originale è quello che ha fatto cadere Adamo ed Eva, ma nel momento che noi rinasciamo in Cristo, questo viene automaticamente cancellato nel suo sangue sulla croce e ora noi non ne siamo più colpevoli, va bene? Siamo solo colpevoli dei peccati che facciamo adesso. Peccato originale, contrariamente a quello che ci insegnano certe religioni umane, non esiste più in Cristo. Cristo ha già pagato per il peccato originale morendo sulla croce. Quindi questi predicatori che ancora ci mettono tutti quanti sotto la condanna del peccato originale sono fuori binario. Forse lo sono ancora loro, perché non hanno, magari sono cristiani falsi, ma il cristiano vero non è più sotto il peccato originale, perché Cristo è morto per pagare proprio per quello. Amen. Ho sentito dire a fratello Giuseppe che il battesimo con l'acqua non serve. Allora perché c'è da sempre questa tradizione nella Chiesa? Ah, dici bene, nella Chiesa. Dici benissimo, tradizione, bravo. Perché è uno strascico sin dai tempi di Giovanni Battista, ma come è scritto non è più indispensabile, l'ho detto già tantissime volte. Chi lo desidera può praticarlo, entri un peccatore asciutto ed esce un peccatore bagnato, tutto lì, non ti dà niente l'acqua. L'acqua non ha più valore collegato alla salvezza, perché sì, è stato sostituito dal battesimo, dalla Pentecoste, il battesimo dello Spirito Santo, e questi dovrebbero capirlo anche i dolci amati fratelli pentecostali, che loro se sono pentecostali devono credere nella Pentecoste, no? E fanno tanto baccano con quest'acqua. Va bene, andiamo avanti. Perché se ne parla nelle scritture del battesimo in acqua? Perché se ne parla nelle scritture? Sì. Beh, se ne parla perché come la circoncisione agli inizi era richiesto, quindi le scritture parlano così come parlano della circoncisione. Va bene? E il battesimo nell'acqua che ci salva? No, in nessun modo, il battesimo nell'acqua non ci salva. Il battesimo nell'acqua è amministrato e viene gestito dalla discrezione delle chiese, le chiese cioè istituzionalizzate. Sarebbe quindi come affidare a queste chiese il potere della salvezza. E puoi leggere 1 Corinzi 1 per cortesia, dall'11 fino al 17 magari. Il battesimo dell'acqua non salva, perché se il battesimo dell'acqua salvasse, allora chi amministra l'acqua, il battesimo, cioè le chiese, i preti, i pastori, allora loro amministrerebbero, governerebbero, gestirebbero la nostra salvezza, e quindi Cristo non serve più. E sono loro che decidono: a te l'acqua sì che è salvata, a te l'acqua no, non sei salvata. Ma allora buonanotte, torniamo di nuovo alla morte della religione dei farisei. Ci siamo? L'acqua non può essere collegata alla salvezza, non più della circoncisione. Sì. Dacci quelle scritture, guarda, 1 Corinzi 1:11. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io da Apollo, e io di Cefa, io di Cristo. Cioè, capito, io sono pentecostale, io sono cattolico, io sono protestante, io sono evangelico. Io sono testimone di Geova. No, io sono mormone. No, siete tutti del diavolo, dobbiamo essere presbiteriani. No, voi siete tutti del diavolo, dobbiamo essere riformati. Cioè, e capisci, e il manicomio delle religioni continua. Capisci? Tutti sono Napoleone, tutti sono Giulio Cesare. Verso 13. Cristo è forse diviso? Paolo è stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio, perciò nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana. Del resto non so se ho battezzato qualcun altro. 17. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare.
non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Cos'è che dice? Cristo non mi ha mandato a evangelizzare. No, no, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non mi ha mandato a battezzare. Sì. E non, evidentemente non sta parlando del battesimo dello Spirito, perché Gesù l'ha comandato chiarissimo. Matteo sì. 28, 19, battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ok, non è che ha detto nel nome di Giovanni Battista, no? No. Non è che ha detto nel nome dell'acqua, nel nome dello Spirito. Paolo battezzava con lo Spirito Santo. Primo Corinzi 19 e tanti altri posti. Quindi sarebbe lo Spirito Santo non avrebbe mai detto Cristo non mi ha mandato a battezzare, a riprendere il suo Spirito Santo. Di che battesimo sta parlando? Dell'acqua. Dell'acqua, infatti sì, in questo contesto dice chi dice dice che di Paolo, chi dice di Cefa, chi dice di Apollo. Perché? Perché questi qua battezzavano, no? In una maniera o nell'altra. E come oggi, sono stato battezzato nella Chiesa Cattolica, viene il pentecostale, quello del diavolo. E io Battista, sono stato battezzato, battesimo Battista, il cattolico dice, quello non lo riconosciamo. Perché? Perché il battesimo deve essere per immersione. I cattolici battezzano per aspersione, un pochino di acqua sulla fronte. E allora però i cari amici pentecostali, battisti, evangelici dimenticano che la Chiesa Luterana battezza esattamente come la Chiesa Cattolica, per aspersione di acqua. Però non parlano mai dei luterani, come potrebbe permettersi parlare contro la Chiesa basata su Martin Lutero, d'accordo? Sì. Quindi, e poi dice che Cristo non mi ha mandato a battezzare, quindi queste chiese che fanno un gran baccano del battesimo dell'acqua sono fuori binario, che Paolo dice Cristo non mi ha mandato a battezzare. Ma come? Non dice Gesù, Marco 16:16, chi ha creduto sarà battezzato e sarà salvato? Sì, evidentemente non parla dell'acqua. Mica Gesù è venuto qua per annunziare Giovanni Battista il suo battesimo e l'incontrare Giovanni è venuto per annunziare Gesù Cristo e il suo battesimo nello Spirito. Ci siamo? Sì. Vai. E poi il fatto è che Gesù non ha battezzato mai nessuno con l'acqua. E noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Esatto. Dobbiamo vivere esatto. Come lui ha vissuto. I discepoli battezzavano perché ancora non c'era la Pentecoste, ancora loro non avevano lo Spirito Santo. Nel momento che avevano lo Spirito Santo, l'acqua diventa secondaria, solamente se ti fa piacere, non è indispensabile, e ciao. È come il segno della croce cattolica. Tu c'entri di male, però se tu mi dici che non va il segno della croce, non puoi essere salvato, ti dico tu sei fuori binario. Sì. Forse sei tu che non sei salvato. Sì. Fai il segno della croce con un nemico nel nome del diavolo, l'anticristo, il falso profeta, e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, certo. Non c'entri di male, avanti col segno della croce. Basta che tu non vieni a rendermelo indispensabile, collegato alla salvezza, perché a Međugorje fanno così, ma cosa mi interessa a me? Andiamo? Sì, prossima domanda di Francesco. Sempre Francesco, un fratello che spara domande a raffica, questo qua, eh? Si vede che è uno studente, diciamo, zelante. Si può amministrare il battesimo ai bambini appena nati? Ok, perché ci sono religioni che lo fanno. Puoi farlo, sì, non c'è niente di male, però in modo simbolico. Va bene, come quando dai la comunione a pane e vino e il bambino lo vuole. Gli dice, no, a te no, perché a te no. E dice, ah, Gesù non mi ama, ti ama ma non te lo vuole dare. È sbagliato. Se il bambino vuole la comunione, fagliela prendere, no? Sì, ma non è salvato. Cosa succede se non è salvato? Beh, certamente non gli darà indigestione. Ok? Daglielo se lo vogliono, se non lo vogliono niente. Il battesimo ai bambini appena nati nell'acqua, puoi farlo, però in modo simbolico, comunque in ogni caso non serve, perché gente come i cattolici Hitler e Stalin erano cattolici, furono battezzati, ma a quanto è servito, Angelo, il loro battesimo? Niente. non a molto. C'hai altro? Sì, poi chiede, si tratta di un esorcismo? Questo, guarda, chiedilo a chi pratica questa, chi lo pratica, chiedi a me. Si tratta di un sacramento. E cos'è un sacramento? Questo fratello, io devo scrivere un'enciclopedia qua. Guarda, cosa sono? Vai in Matteo 15, guarda. Allora, il sacramento, cos'è un sacramento? Sono cose, leggi, regole, precetti istituiti dalle religioni umane. Il Nuovo Testamento non ne parla. Uh-huh. Va bene, Matteo 15, 6. La seconda parte del Matteo versetto. Matteo 15, 6. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Capisci? La tradizione religiosa annulla la parola di Dio. Domanda, può il diavolo annullare la parola di Dio? No. No, però i religiosi sono più potenti del diavolo e riescono a annullare la parola di Dio. Sì.
I religiosi riescono a fare più del diavolo. E come? Ha detto Gesù qua, a motivo della loro tradizione. La tradizione annulla la parola di Dio. Guarda come sono potenti questi demoni religiosi. 7. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra. Onora. Ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ma guarda che schiaffi in faccia che Gesù gli sta dando. Il loro culto, voi amici religiosi che vi vogliamo bene anche voi, è invano, perché seguite dottrine e insegnamenti di uomini e state pregando, ripetendo preghierine invano. Che lo dice Gesù? Prossimo. Sì. Infine, per il battesimo dello Spirito, quando una persona accetta Gesù con tutto il cuore, viene anche battezzato nello Spirito o si deve chiedere esplicitamente come un dono? Ok, quindi questo si sta chiedendo in poche parole. Se lo Spirito Santo lo ricevi quando ricevi la salvezza, quando ricevi Gesù nel cuore, o devi chiederlo separatamente come un dono? Quindi, come un dono. Il battesimo dello Spirito Santo è di solito un'esperienza separata. Quindi non è, guarda, dammi Atti 19, guarda, verso 1 che lo citavo prima. Atti 19, 1. Leggi. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Quindi fa la domanda, quindi potevano riceverlo o non riceverlo, cioè non è obbligatorio né in un modo né nell'altro, bisogna specificare. Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. E disse loro: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Capisci, Paolo cade dalle nuvole e dice: ma allora che battesimo avete ricevuto? Se non sapete neanche che c'è lo Spirito Santo, che Gesù ha detto battezzate nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo, e voi che battesimo avete ricevuto? E loro rispondono. Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Cioè nell'acqua. Ah, sì. E poi gli dice: ok, siete fuori binari. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Capisci? Quindi l'acqua che qui l'abbiano usato, no? È secondario. Il punto è imporre le mani. Sì. Imporre le mani. Questa è la prossima domanda. È necessaria l'imposizione delle mani o si può ricevere da soli? Beh, guarda, io lo predico questo molte volte. Luca capitolo 11, Vangelo, dice lo si può ricevere in entrambi i modi, no? Dio ha fatto le cose in modo che le religioni fatte dagli uomini non divenissero indispensabili, come sempre cercano di essere i mediatori, gli intercessori, l'ausiliatore. Cioè Dio non vuole mediatori. Mediatore, sai chi è mediatore? È uno che sta in cima, che dice o uno e all'altro cosa fare. Se tu mi metti un santo a fare l'ausiliatrice, l'ausiliatore, mediatore, la mediatrice, questa qui sta in cima e gli dice: senti tu, calmati un po' e cerca di accordarti, tu quell'altro di lì abbassati un po' e cerca di accordarti. Cioè praticamente mettono questi santi ausiliatori al di sopra di Dio praticamente. Come fai tu a mediare tra un peccatore e Dio? Ti devi mettere al di sopra, e questa è abominazione, è bestemmia. Non puoi mediare. Dio non gli serve un mediatore, io le Dio. E allora cosa ha fatto? Siccome nessuno può mediare, essere un mediatore al di sopra di Dio, si è messo lui stesso come mediatore nella persona di Cristo. Amen. E cerchiamo di togliersi le patate religiose dagli occhi e guardare che mediatore è Cristo, referenza, dove lo dice? I don't know. Tu devi memorizzare un po' di più. Fratelli, potete pregare per Angela, che lei c'è una memoria grandissima per quanto riguarda la cucina, gli ingredienti per fare le torte. Ah, sì. Però, allora, 1 Timoteo 2,5, c'è un solo mediatore tra noi e Dio. Ok, come si chiama? È Cristo Gesù. Cristo Gesù, uomo, si è fatto uomo per essere mediatore. Ci siamo? Amen. Allora, quindi Luca 11,9 cosa dice? Quindi la risposta qui è: possiamo riceverlo da solo, Spirito Santo? Risposta, Luca 11,9, fratello, tua scrittura. Luca 11,9, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete,
Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Verso 13. Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora, basta che glielo chiedi. Dove lo dice? Ripeti il verso 9. Verso 9. Chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Ok, questo in quale chiesa? Se leggere cosa dice lì quel verso lì, quale chiesa specifica? Non dice nessuna chiesa. Non dice o cattolico o protestante? No. E forse la Bibbia è sbagliata allora? No, no, la Bibbia non è sbagliata. Al Signore non gli interessa niente se sei, che religione sei. In paradiso con le religioni puliscono i pavimenti, va bene? Per così dire, Matteo 18:20 dice: dove due o tre sono riuniti, lì sono io in mezzo a loro. Ecco, ovunque, non dice questa nella mia chiesa perfetta, nella tua chiesa più perfetta, no, ovunque. Andiamo, che c'è altro? Sì, Francesco chiede: è il battesimo dello Spirito che ci salva o l'accettazione di Gesù? Guarda, leggi Marco 16, capitolo 16, guarda, verso 16. Cosa ci salva? Il battesimo o Gesù? Marco 16:16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, chi è lo Spirito Santo? In 1 Giovanni 2, verso 1 e 2, dice: abbiamo un avvocato, Cristo Gesù. E qual è la parola greca per avvocato? Paracleto. Paracleto, che la troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, che Gesù viene chiamato Paracleto. Quindi Gesù e lo Spirito Santo dice: vi manderò il Consolatore, dice. Uh-huh. Dice Giovanni 14, capitolo 16, verso lì, dice: vi manderò il Consolatore, credo che sia Giovanni 14. E quella parola di Consolatore in greco è Paracleto. Quindi Gesù dice: vi manderò il Paracleto. Uh-huh. Primo Giovanni 2 dice: Gesù è il nostro avvocato. In greco dice: Gesù è il nostro paracleto, è la stessa persona, va bene? Sì. Quindi praticamente quando tu ricevi Gesù, okay, e poi vieni battezzato separatamente, è una seconda fase, una parte diciamo più alta diciamo del figlio di Maria che ricevi, capito? Ma è la stessa persona, è il paracleto, la stessa persona che era il figlio di Maria, Spirito Santo, è quello che è pervenuto alla Pentecoste, era sempre Gesù, alleluia. Amen. La stessa, quindi non è che Gesù ti salva, lo Spirito Santo no, è la stessa persona. Quindi quando ricevi Gesù, ecco che dopo devi chiedere anche la potenza di Gesù. Dio nella sua saggezza ha messo le due cose in due modi separati. Perché? Perché è così, perché ricevere Gesù il Signore l'ha reso molto 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 facile. Ricevere lo Spirito Santo richiede la nostra cooperazione, un po' di cooperazione, cioè diciamo Dio è interessato a salvare il più possibile. Però ricevere lo Spirito Santo ricevi la potenza di Dio qui per fare miracoli, per fare guarigioni, per attraversare la tribolazione, eccetera. Quindi per far quello devi darti una mossa, si dice, darti una mossa. Cioè devi offrirti sull'altare come sposa di Cristo, pronta a vivere e morire per Gesù. Non è sufficiente sedere sulla televisione della chiesa a scaldare panchine, ti puoi salvare. Però per ricevere lo Spirito Santo Dio richiede un attimino, un pochettino più di cuore pieno, va bene? Amen. Quindi è necessario lo Spirito Santo per la salvezza. Qui guarda, in questa scrittura sembrerebbe collegare la salvezza al battesimo dello Spirito Santo. Sì, qui sì. Sembrerebbero collegati. Sì. Dice: chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Ora interpretalo come ti pare, io ti posso solo dare le scritture. Io ti porto, dicono gli americani: you can drink a horse of the water, then as far as drink it depends on him. Va bene, quindi porta l'acqua, poi bevi. Va bene, questa è la scrittura, più di così io non ti posso dare. Andiamo? Ok, ultima domanda di Francesco. Perché i cattolici hanno istituito il sacramento della cresima? Si tratta di una rappresentazione formale e quindi inefficace del battesimo nello spirito? Guarda, la cresima per i cattolici, se ho capito bene, è il ricevimento dello Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani tramite un sacerdote. Questa tradizione viene diciamo effettuata dopo la prima comunione, che è circa l'età di 8 anni. Va bene? Quindi se uno crede che Dio gli dà lo Spirito Santo in quel modo,
Allora costui, grazie alla sua fede personale, individuale, o che niente a che fare con la religione, può ricevere lo Spirito Santo. Ma questo non perché questa pratica sia dal Vangelo, perché non lo è, ma per via della sua propria fede. Cioè chiunque in qualsiasi religione può ricevere la salvezza e o lo Spirito Santo, grazie alla propria fede. E certo è errato cercare di legiferare, regolamentare il ricevere lo Spirito Santo a una determinata età, perché molti non sono pronti. Vedete la scrittura, Giovanni 3, verso 8. Dunque, non tutti sono pronti a ricevere la salvezza a 8 anni, va bene? E gente come Hitler e Stalin, che probabilmente altri peggio di loro l'hanno ricevuto alla prima comunione, la cresima, non significa niente, fumo negli occhi. Conosco anche persone che invece si sono salvate, ma questa è per la loro fede. Cosa dice Dio, Giovanni 3,8? Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Capisci? Nasce dallo Spirito come il vento, dice Gesù. Non sai dove va, non sa dove viene, neanche sai quando, evidentemente. Dio riserva a sé quando uno deve rinascere a nuova vita. Solo Dio lo sa quando. E quindi anche ricevere lo Spirito Santo. Ma al solito le religioni degli uomini cosa fanno? Cercano di tramutare la libertà dello Spirito Santo, che invece deve rimanere come il vento, sì. Quindi cercano di legalizzare, capisci? Tramutano la libertà dello Spirito Santo in legalismo religioso, sì. Capisci? E come ci sono le vitamine, nell'arancia c'è la vitamina C, ed ecco che le farmacie, le multinazionali, te lo fanno col chimico, con la immondizia te lo fanno. Quindi la religione è lo stesso, prendono la libertà dello Spirito Santo che va e viene quando vuole. Per esempio, io credo che mio figlio John l'ha ricevuto a una settimana di vita, a 7 giorni dopo la nascita, secondo me ha ricevuto lo Spirito Santo, perché io non mi ricordo, io ho visto i bambini questi qua, Andrea e gli altri, a 2 anni, 3 anni hanno ricevuto, sì, il Signore. Hanno avuto un cambiamento. Hanno avuto un cambiamento. Sì. Prima erano ribelli come il diavolo, poi anche la bambinella Jasmine era una testa più dura di qualunque capra. Quando ha ricevuto Gesù è diventato dolce e malleabile. Di solito 2 o 3 anni qui, sì, nella mia famiglia ricevono Gesù. Sì, sì, perché gli predico il Vangelo anche prima che capiscono. Invece John non ha mai avuto questa metamorfosi, è sempre stato esplosivo, sempre alleluia, sempre alle grazie. Senza prima ancora paura. Che imparasse a parlare, innamorato di Gesù. Sì, è vero. Perché a 7 giorni di vita stava morendo, è nato con dei fori nei polmoni e non poteva respirare, tranne senza maschera. Dopo 7 giorni nell'incubatrice i dottori hanno rinunciato, potete portarlo via in un altro ospedale. E allora mi ricordo, sono andato lì con Dora, gli ho chiesto permesso al dottore, posso pregare. Finalmente per la prima volta mi hanno fatto entrare nella sala di c'era l'incubatrice, e qui c'è sto bambino, lo vedo per la prima volta, bambino non si muoveva, non, niente. E allora col cuore distrutto ho messo le mani sull'incubatrice e ho pregato come minimo con tutto il cuore, piangendo. E c'erano delle 2 infermiere lì che chiacchieravano all'angolo, la dottoressa, grazie a Dio, era cristiana, ortodossa, e si è gridato, fa state zitti, si sono ammutolite, ho potuto pregare, la preghiera, 1 minuto di preghiera, e appena ho pregato così, il suo stomaco ha fatto un colpo, è andato su e giù, e tutto è cominciato a muoversi, è cominciato a respirare. Grazie, Signore. L'indomani l'hanno dimesso dall'ospedale sano, e fino adesso ha 5 anni, non si è mai ammalato. Cosa ha preso? Un raffreddore? Magari raffreddore, ma un raffreddore. Di più. Nessuno dei miei figli è mai vaccinati, perché non voglio quell'immondizia, va bene? E siccome vogliono obbligarmi, io sono uscito dall'Italia, sono uscito dall'Europa, sono qui, non ne ricevono vaccini. E che malattie hanno avuto fino adesso, Angela? Solo raffreddori, ma nient'altro. Che malattie hai avuto fino adesso tu? Tosse, raffreddore? Sì. Basta.
capito? Mai visto bambini così sani, anche grazie al fatto che non li vacciniamo, che i vaccini è un modo per controllare la popolazione, cioè ucciderli. Quindi il vento soffia dove vuole, però non sai né dove va, né dove viene, né quando viene, né quando va. Così è chiunque nasce dallo Spirito. Va bene? Quindi, signori cattolici, se mi permettete, io sono un piccolo nessuno, non ho diplomi di teologia cattolica, e rispetto i vostri diplomi, però io non li ho e non li voglio. E vi dico, lasciate che la gente riceva Gesù Cristo in qualunque momento. Mio figlio John, sono convintissimo che è nato e a salvezza e anche battezzato nello Spirito Santo a 7 giorni. Va bene? Amen. Quindi rimaniamo liberi in Gesù Cristo. Amen, nel nome di Gesù. Abbiamo finito per oggi. C'è una domanda rapida che un fratello ci chiede via email, ci ha inviato una domanda pochi minuti fa.